Le elezioni politiche in Turchia del prossimo 7 giugno sono già storiche per i cittadini turchi che vivono all'estero. Hanno potuto votare per la prima volta. Gli elettori turchi nel mondo sono 2.800.000, la metà vive in Germania. La comunità più grande risiede nella regione del Nord Reno-Westfalia e nonostante la distanza da Ankara, la tensione non è da meno. In molte città si è assistito a scontri, talvolta con numerosi feriti tra simpatizzanti e critici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Un confronto acceso che ha fatto aumentare il numero dei votanti. I turchi all'estero votano prima della madre patria. Nelle elezioni presidenziali dello scorso anno l'affluenza all'estero è stata quasi del 18%, un dato già superato in questa tornata. Segno anche della maggiore partecipazione della comunità curda, che rappresenta il 30% dei turchi residenti in Germania, e di un entusiasmo diffuso per quello che per molti è il primo voto. Dovrebbero trattare tutti allo stesso modo. Siamo tutti fratelli e sorelle, ecco perché tutti dobbiamo essere uguali. Chi vincerà dovrà essere rappresentante di tutti. Questo è quello che vogliamo. In Turchia non ci dovrebbero essere discriminazioni. Basta dire questo è alevita, questo è sunnita, questo è un'altra cosa. Siamo tutti fratelli e sorelle. Prima di tutto pace e fratellanza, non vogliamo altro che questo. Il Partito Democratico dei Popoli è un mosaico di comunità, un mosaico di fedi. Armeni, siriani, assiri, caldei, sunniti, aleviti possono esprimersi e ritrovarsi in questo partito. Nella città di Dortmund si sono segnalate lunghe code all'esterno dei seggi allestiti nel consolato. La Germania rappresenta la più grande circoscrizione elettorale dopo Istanbul, Ankara e Smirne. E il presidente Erdogan non ha mancato di tenere un affollato comizio. Vogliamo il bene, tutto il bene. Dobbiamo cambiare la Costituzione turca per ottenere la doppia nazionalità. Il voto dei turchi all'estero può essere decisivo. Si vedrà se la KP otterrà la maggioranza assoluta e se il Partito Democratico dei Popoli passerà la soglia di sbarramento del 10%. La KP non è stato l'unico partito a fare campagna elettorale in Germania. Quasi tutti i leader politici impegnati in queste elezioni si sono precipitati nelle città europee per convincere gli elettori turchi all'estero. Promettono, in caso di vittoria, di riconoscere formalmente le comunità. L'ammenda per chi non presta servizio militare è stata ridotta a 1.000 euro e il primo ministro ha promesso che avvierà le iniziative necessarie per dare alle regioni all'estero lo status di circoscrizioni elettorali. Il principale movimento d'opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, ha già presentato un progetto di legge al Parlamento turco. Il centrosinistra, arginato in patria dai conservatori, cerca di attirare i voti soprattutto della comunità curda. Queste persone non possono esprimere i loro problemi nel Parlamento turco. Il nostro partito ha presentato una proposta di legge su questo tema, ma il partito di governo non l'ha sostenuta. Ora invece dicono che renderanno queste regioni delle circoscrizioni elettorali, ma se ci avessero sostenuto avremmo già potuto farlo. Diciamo che i voti che si perdono in Turchia possono essere recuperati all'estero. Ecco perché i risultati delle circoscrizioni estere sono così importanti. Soprattutto per quanto riguarda la questione della soglia di sbarramento. I filocurdi del Partito Democratico dei Popoli tentano di uscire dall'ombra della sottorappresentanza. Il coordinatore del partito in Germania sostiene che i risultati influenzeranno anche Europa e Medio Oriente. La comunità curda è la più organizzata tra quelle all'estero. Oltre 1,5 milioni di curdi vivono in Europa e la maggior parte di loro vive in Germania. Saremo il primo partito in Europa e se non riusciremo a superare la soglia di sbarramento, queste persone rivendicheranno i propri diritti.